Eccoci con un altro video riguardante Mario e Luigi, Fraternauti alla carica. Dato che hanno annunciato un nuovo capitolo dopo un po' di tempo dall'ultimo gioco, mi sono riguardato una decina di volte il trailer, e ogni volta saltavano fuori dei piccoli particolari. Quindi, eccovi 5 dettagli che hai perso in Mario e Luigi, Fraternauti alla carica. Punto 1. Menu e HUD. Ovviamente a velocità normale è difficile notarlo, ma rallentando il trailer possiamo notare come ci siano punti vita, attacco e monete come nei vecchi giochi. Poi abbiamo delle icone nuove. Sopra le monete abbiamo un nuovo tipo di oggetto. Probabilmente sarà utilizzabile come altra moneta di scambio o come potenziamento per qualche oggetto. Prendendo i due screenshot dal trailer si può notare come siano più rari rispetto alle monete, o comunque messe a disposizione in quantità minore. Procedendo troviamo questo balloon assegnato al tasto R. Secondo me può essere una delle due opzioni. Opzione 1 è una sezione consigli per risolvere gli enigmi, in caso rimaniamo bloccati, anche se lo vedo poco probabile dato che 1. Nel puzzle di inizio trailer l'icona non compare, 2. Non credo che per completare un enigma ambientale ti servano 14 consigli. E per logica ricadiamo nell'opzione numero 2, semplicemente questo è un box dove sono racchiusi tutti i dialoghi con gli NPC, o comunque fasi importanti della storia. Dal primo gioco della serie, nei blocchi di salvataggio, il gioco ti fa comparire una frase di resoconto della storia, quindi potrebbero essere racchiuse sia le linee di dialogo degli NPC con cui ha parlato, sia per ricordarti in breve gli avvenimenti fino a quel punto. Il penultimo comando è ZR, raffigurato con un tubo giallo. Guardando i giochi passati, più precisamente Mario e Luigi Dream Team Bros, dove sono sparpagliati per tutto il mondo, probabilmente si tratta di un fast travel, e qui ci possiamo ricollegare con quello che abbiamo visto ad inizio e fine trailer. Inizio perché per proseguire bisogna lanciarsi sulle isole tramite cannone, e fine per via della nave, che sia l'hub centrale del gioco. Come ultimo abbiamo il più. Nell'immagine compare questa sorta di televisore. Possiamo dire con certezza che sia il menu per ripristinare punti vita e attacco dei fratelli, e cambiargli l'equipaggiamento. Rimasto uguale da Superstar Saga, il primo capitolo della serie. Punto 2. Movimento nel mondo. Un caposaldo della serie, ovvero quelle mosse imparate per superare ostacoli e completare enigmi ambientali, per proseguire l'avventura. Nel trailer si vede come Luigi possa essere controllato tramite il pulsante L, per assegnargli delle azioni. Prima lo vediamo restare immobile su un estremo di una piattaforma, per fare da contrappeso e permettere a Mario di proseguire. Stesso discorso con queste due sezioni, dove Luigi è separato dal fratello, per controllare delle piattaforme tramite il martello, che, a proposito, è assegnato su un pulsante diverso. Torniamo nei vecchi Mario e Luigi. I tasti principali sono A e B per controllare rispettivamente Mario e Luigi. Quando andavi a ottenere un'abilità nuova, che sia il semplice martello, salto avvitato, le mani di fuoco e tuono, eccetera eccetera, dovevi premere ogni volta il pulsante R per scorrere la lista delle mosse imparate. Invece qua abbiamo X e Y per il martello di Mario e Luigi e una ruota di azioni da cui scegliere. Vediamo che c'è la normale azione di salto, una nuova azione che andrà, presumo, a sostituire il salto avvitato, e un'icona di una palla, che ricorda quella di Mario e Luigi, fratelli nel tempo. Punto 3. Storia. È l'argomento di cui sappiamo meno, ma i nuovi NPC principali sono Condina, l'abitante di riferimento per proseguire l'avventura, e Presus, che andrà a sostituire Dorastella, quindi compagno di avventura e gestione dell'inventario, dato che i due design sono molto simili. Si vede poi come Peach stia cavalcando un Dorry con altri abitanti di questo regno, di nome Elettria. Bowser invece è sempre accompagnato dai suoi scagnozzi. E se andiamo a vedere sul sito ufficiale di Nintendo Italia, vediamo l'inciso: lungo la strada incontrerai nuovi amici, come Condina e Presus, e vecchie conoscenze del regno dei funghi, tra cui Peach e Bowser, che potrebbero aiutarti. Quindi avranno delle storie parallele come Paper Mario e il Portale Millenario? Punto 4. Prese. Questo screenshot l'ho preso direttamente dal video di GameXplain, e sinceramente non so da dove l'abbia tirato fuori. Ho controllato nel trailer
Niente. Ho rivisto il pezzo inedito della Direct? Nulla. Ho ricontrollato il sito di Nintendo Italia? Nada. Quindi non so da dove l'abbia preso. Però è interessante lo stesso analizzarlo. Dallo screen vediamo come i comandi azione siano rimasti praticamente gli stessi. C'è sia l'opzione del salto, martello, oggetti, uno sarà il tasto di fuga, uno per gli attacchi speciali e manca l'ultimo, che con grossa probabilità sarà collegato con queste prese in basso. Negli scorsi capitoli avevamo due principali meccaniche che davano più spessore ai combattimenti. Le spille, presenti in Viaggio al centro di Bowser e Dream Team Bros, e le carte, presenti in Paper Jam Bros. Funzionano tutte e due allo stesso modo, compiendo attacchi, carichi la barra, e una volta completata puoi eseguire azioni specifiche. In Paper Jam Bros è tutto molto randomico, dato che è un vero e proprio mazzo di carte, mentre invece per le spille puoi scegliere sia l'effetto che l'intensità. Spero solo non sia come Dream Team, dato che una volta arrivato in endgame era impossibile perdere, dato che le spille di guarigione curavano l'80% dei punti vita, resuscitava il fratello andato KO e toglieva tutte le alterazioni di stato. E questa è una singola combo sbroccata, quindi speriamo per il meglio. Punto 5. Attacchi fratello. Possiamo dire tranquillamente il core dei giochi di Mario e Luigi. Nel mio video sul Nintendo Direct avevo detto questa frase. Il sistema di battaglia che è rimasto lo stesso, ritornano le mosse fratello e gli attacchi speciali. E ho detto una cazzata. Confrontando l'azione del salto possiamo vedere come la combinazione di tasti per Mario sia A, B, A. E chiaramente per Luigi è il contrario, quindi B, A, B. Questo dettaglio l'ho notato grazie al video di Game Explain, cosa che il commentatore ha notato pure lui, ma per il motivo sbagliato, dato che nel video dice che gli attacchi fratelli sono più complicati da svolgere sia per combinazione di tasti che per tempismo. Ma vogliamo ricordarci che in Mario & Luigi Superstar Saga uno degli attacchi più forti del gioco è Fratelli Tuono? La combinazione per farla? 3 volte B. Danni ad area. Debuff, riduzione della difesa dei nemici. Quindi il ragionamento del non possono essere attacchi fratello perché sono troppo semplici non ha né capo né coda. Chiudendo questa parentesi, nel trailer si vede l'attacco col guscio 3D, preso e rianimato da Dream Team Bros. Speriamo che gli attacchi assomiglino più ai vecchi Mario e Luigi, dato che negli ultimi si incominciavano a vedere attacchi con dei razzi e fionde, che per carità di Dio, molto belli, ma non molto a tema col mondo di Super Mario. E voi, comprerete il nuovo Mario & Luigi al Day One? Fatemelo sapere con un commento. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video.